Curioso. Forse posso passare dalla parte danneggiata. Un altro turno di guardia. Perché non posso? Un altro turno di guardia. Perché non posso dare la chiave ai lavoratori? Un altro turno di guardia. Perché non posso dare la chiave ai lavoratori e farla finita? Dolce Gesù, o meglio. Siamo allerta.
che anche il Signore voglia assistere al processo. Egli abbia misericordia degli innocenti. Ma chi si è macchiato di menzogna, tradimento, adulterio? Egli possa riservare una terribile punizione. Non ho nulla da temere da Dio. Sei tu, Carlo, che gli devi chiedere perdono. Presto sapremo chi tra noi avrà il favore di Dio. Ecco, il mio angelo custode. Non è un angelo. Al cospetto di Dio e del re, è giunta l'ora che io rispedisca questo demonio nel suo inferno. Sei vivo. Fatti da parte, vescovo. Il tuo Dio non ti salverà un'altra volta. Per Engelwin, per la giovane madre, per mio fratello Ebels, ti cancellerò da questo luogo! Vescovo, ti ucciderò di nuovo. Il Signore mi protegge. Io sono la sua ira. Sì, tu hai salvato la casa dalla morte, i miei occhi dal pianto e i piedi dalla caduta. Perché il fuoco non si alza? Io credo che voglia soffrire, ti piace? Voglio solo spegnermi all'inferno! Malvagità e mostruosa! Signore! Il cielo e la terra! Ti obbediscono! Salvami! Come salvi coloro che ami! E che conosco il tuo nome! Seguiti. Il Bellatores ti... Devo trovare Bernardo. Bernardo è al sicuro. Gli ho detto di tornare a Lisieux. Sei sempre il suo strumento. Emani la grazia di Dio, Eivor. Confondi la grazia con l'ebbrezza del trionfo. Povero vescovo Goslin, pregherò per la sua anima. Ha servito il Signore nel solo modo che conosceva. Carlo e io dobbiamo parlare. E potrebbe essere l'ultima volta che parla con qualcuno. No,
È un uomo ferito che è stato torturato da bambino. L'hanno bruciato e bruciato. Vive nella paura. Teme il fuoco. Teme Dio. Teme il tradimento. Merita il perdono. Il conte Oddone mi ha chiesto di uccidere Carlo per poter salire al trono. Uccideresti un uomo solo perché ha perso una guerra contro se stesso? Un attimo fa era pronto a bruciarti viva. Cosa credi che dovrei fare? Risparmialo. Rendilo inoffensivo. Lo porterò lontano, nel nostro rifugio est, e gli darò delle guide spirituali. Vivremo in pace e nel frattempo continuerò a preparare Bernardo alla successione. Ti assicuro che diventerà un sovrano senza ambizioni verso l'Inghilterra. Risparmia Carlo e salverai la tua gente. Carlo ha disonorato i suoi alleati e la sua gente. Non posso giurare che lo risparmierò. Questa è follia, Eivor. Uccidere Carlo non garantirà la salvezza della tua gente. Forse, ma potrò vendicare tutti i Norreni uccisi nel suo regno. Padre, benedici questi uomini che si rimettono al tuo giudizio. Questa è follia. Cosa hai fatto, Carlo? Ha ucciso i suoi servi. È pazzo. Due serrature. Cercherò qui intorno. Salvami, madre mia! Lei è la chiave. Forse apre la porta nel salone. Ti hanno mentito e tradito. Ti hanno ingannato e aggredito. E chi ti ha difeso? Sono stato io. Lo so, demone. Ora l'ho capito. Non avrei dovuto. I servi non hanno colpe. Gli sono stati sempre... Mi faccio a pezzi! Oh, muori senza io! So cosa temete! Ho del fuoco! Non sono lui! Non sono il re! Dei! Un'altra chiave. Proverò ad aprire la porta del salone.
Molto strano. Un sacro testo cristiano. Niente chiave. Dovrei provare le chiavi nella porta del salone. Speriamo bene. Lei è l'angelo, la santa, colei che brilla della luce del Signore. È così, avevano ragione su di me. Avevano ragione tutti. Lo so. Siamo come dicono. Lo siamo sempre stati. Quando mi hanno bruciato, ho finto di liberarmi di tutti i demoni. Ma lo sapevo. Neanche bruciandomi sarei liberato di te. Quanto ho bruciato! Sotto la carne consunta. Eri sempre lì. Eri sempre qui. Sei stato sempre qui. Io ti accolgo, demone. Più forte. Noi siamo il demone! Noi siamo... Non sono l'unico demone che vaga in queste stanze. Nessuno può entrare qui! Men che meno un nordico pagano! Io non sono un mortale, ma tu sì! Muori! Sembra resistere ai miei attacchi. Risusciterà ancora una volta.
sbagliato, Bernardo. Pensavo che tu fossi diverso. No! Questo è per ascolti o no? Esuterai il regno quando sarai morto. Lo schiaccerò in una pressa! Quando mi hai dato Bernardo? Sembra che tema il fuoco. Sono gli altri pagani. Vicino al fuoco. Vai, che
No! Oh, Carlo! Che cosa ti hanno fatto? Che cosa ti ho fatto? No, non doveva andare così. Con la sua morte ha ripagato le sue vittime e ha concesso la grazia a molti altri. Non parlare di grazia mentre il suo sangue è ancora caldo. Hai agito spinto dalla rabbia e dall'egoismo, non dalla grazia. Carlo era una minaccia per il mio clan. Era pazzo, senza speranza. E se mai qualcuno si sentirà minacciato dal tuo clan, prego Dio che avrà la saggezza che a te manca. Ora vattene. Non devo essere visto qui. Il cappuccio sarà utile. Folla. Sta succedendo qualcosa. Sappi che Carlo non rispetterà mai un patto con voi gente del nord. E invece io so mantenere la parola. Ah! Non sei altro che un cane ferito che implora gli avanzi del pasto. Come osi? Aspetta! Eivor, parliamo di cose serie. Che ne è di Riccarda? Hai incontrato Carlo? Riccarda è viva. Carlo non più. E quando i nobili del regno mi appoggeranno come futuro re, potrai contare sulla mia amicizia, Eivor il saggio. Allora quest'oggi sarà un giorno di festa! Skål! Salute! È stato interessante conoscerti, Eivor. Sei il nordico più enigmatico che abbia mai incontrato. Spero che ce ne siano altri come te. Ora devo andare a pensare al trono. Vi auguro un buon viaggio di ritorno. La tua più grande sfida ti attende, Conte Odone. Spero che saprai affrontarla. Anche io. È saggio riporre la nostra fiducia in lui. Puoi trattare con lui, Toka. So che sarà strano allearsi con un nemico giurato di Siegfried, ma manterrà la sua parola e... Lo so, i capi bevono il vino e via dicendo. Allora mi ascolti. Ho molto a cui pensare. Non tradire il tuo onore e porta la tua gente alla gloria. Così facendo, non fallirai. Ti avviserò se mai i Franchi dovessero puntare di nuovo all'Inghilterra.
Per quanto riguarda Odone, valuta se restituirgli le terre che Carlo ha promesso a Siegfried. No. Quelle terre sono il risarcimento per quel che ci ha fatto passare. Odone a Parigi. Siamo pari. Parli sempre più come una Jarl. Invece io devo pensare alla mia gente, da cui mi sono separato troppo a lungo. Prima di andare, tieni. Era di mio padre Sinaric, la seconda migliore guida che io abbia mai avuto. L'onore è stato mio. Spero di diventare una grande Jarl come te, Eivor. Se ti tornerà voglia di formaggio franco, sarò lieta di offrirtelo. Addio, Toke. Eivor! Siamo salvi. Passeranno molti inverni prima che truppe franche sbarchino in Inghilterra. Ho saputo che Parigi è caduta. È così, ma la situazione è ancora più spinosa. In che senso? Ho ucciso il re folle, Carlo il Grosso. Odone, il conte di Parigi, è pronto a salire sul trono. È una buona notizia? Lo scopriremo. Ma Odone è un uomo d'onore e ha un regno da ricostruire. Questo mi conforta. E abbiamo un forte alleato in Toka Sinriksdottir. È molto giovane. Ma impara in fretta. So che non ci deluderà. Forse è meglio non parlare del rischio corso. Siamo tornati carichi di ricchezze, gloria e buon cibo franco. Chiederò ai razziatori di non raccontare niente. Diranno tutto alla prima occasione. Temo di sì. Una nuova forza giunge in vecchie sale. Ora posso riposare.